Andiamo avanti e passiamo all'oggetto numero 188, ancora un'interrogazione per l'assessore Barberini, presentata questa volta dal vicepresidente Mancini, criticità assistenziali presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Prego. Grazie Presidente, sono momentaneamente da questa parte dell'Aula in attesa di definire quali sono le postazioni appartenenti alla Lega all'interno di questa prestigiosa Aula, dopo ovviamente la dichiarazione di appartenenza al gruppo misto del mio collega. Quindi sarò oggi da questa parte per proporre all'attenzione dell'assessore Barberini una questione che già informalmente sicuramente conoscerà, di cui chiaramente abbiamo anche parlato a mezzo stampa. Lo voglio leggere questa interrogazione perché assume diciamo quasi connotazioni tecniche che è bene essere puntuali. In pratica il 4 febbraio 2019 è stato ricoverato presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Foligno un bambino di 9 anni affetto da sindrome malformativa genetica con tetraparesi idrocefalo derivato, deficit visivo e intellettivo, problemi renali respiratori in nutrizione artificiale, per un'ulteriore problematica ancora in corso di accertamento. Chiaramente questa è contestualizzata nel tempo appunto del 15 febbraio. Ricordato che il bambino in argomento per le numerose patologie sopra indicate necessita di assistenza sanitaria continuata da parte di più specialisti, preso atto tuttavia, secondo quanto riferito dai genitori, che mi hanno ovviamente informato anche tramite lettera, che il bambino non sembrerebbe essere assistito adeguatamente a causa della carenza di personale infermieristico e medico. Preso altresì sempre, secondo quanto riferito dai genitori, che gli stessi, pur non avendo alcuna preparazione o competenza sanitaria, sono costretti a svolgere tutte le mansioni di assistenza al proprio figlio, compresa la terapia farmacologica, l'aerosol, la PEP mask, l'igiene personale, il controllo dei parametri vitali, l'aspirazione delle secrezioni tracheali, eccetera, di cui io personalmente sono stato anche testimone. Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere quali misure intende adottare l'ospedale di Foligno al fine di assicurare un'adeguata assistenza sanitaria al bambino in questione. Ovviamente, Assessore, in questa fase il bambino mi risulta essere domiciliato a casa, però considerando le patologie che ho sopra elencato, la questione è ovviamente sicuramente, mi auguro di no, ma è molto probabile che si ripeta, quindi con questa interrogazione io intendo sollevarle due questioni che spero che vengano esaurite nella sua risposta. La prima, qualora ci sia un nuovo ricovero, per quanto riguarda soprattutto la particolare somministrazione di alcune terapie, compresa anche quella alimentari, molto delicate e frutto di un'esperienza annuale presso l'ospedale Umberto I di Roma, maturate attraverso la collaborazione ovviamente dei genitori, ma anche di un medico che mi risulta essere prossimo alla pensione, quindi qualora si riverifichi le situazioni poc'anzi descritte e soprattutto, Assessore, affinché questa famiglia con il suo bambino, che chiaramente rimane il soggetto primario a cui va rivolta ogni attenzione, possa soffrire di tutte quelle assistenze sanitarie imprescindibili in condizioni di salute così precarie. Grazie. Alla parola l'assessore Barberini, prego. Sì, il caso segnalato nella interrogazione dal vicepresidente Mancini attiene specificatamente al caso di un bambino ricoverato al San Giovanni Battista di Foligno, al presidio ospedaliero di Foligno, dal 4 di febbraio del 2019, ricoverato presso il reparto di pediatria. Alla luce delle situazioni, delle difficoltà che sono state esattamente evidenziate nella interrogazione. Il bambino di cui trattasi è un bambino che è in carico presso i servizi sanitari del distretto a partire fin dal 2011, quindi non da pochi giorni, e nonostante la gravissima patologia o le gravissime patologie che lo riguardano, il bambino ha dimostrato nel tempo un buon livello di accrescimento. A domicilio viene assistito
quindi prima nella fase prima del ricovero e adesso ora che è dimesso, secondo i parametri previsti dal terzo livello delle cure domiciliari. È il terzo livello, è quello più attualmente più elevato che viene sulla base delle classificazioni di Agenas. Ma il piano assistenziale individuale che viene fatto, realizzato dai servizi sanitari, quando si è in presenza di queste disabilità e di queste assistenze domiciliari, prevede anche cure e assistenza ulteriori rispetto allo standard che comunque vengono garantite dalla ASL Umbria numero 2. La famiglia del bambino fruisce inoltre dell'assegno, e anche questa è una delle novità che abbiamo introdotto da un paio di anni in questa legislatura, di 1.200 euro mensili previste dalla delibera giunta regionale 454 del 21 aprile 2017 e che qualche giorno fa la giunta regionale su mia proposta ha prorogato, ha rinnovato ancora per tutto il 2019 per le casi di gravissima disabilità associata a malattia rara. Questo sono un intervento che può essere utilizzato dai familiari per garantire un ulteriore servizio rispetto ai servizi domiciliari che vengono in qualche modo attuati attraverso appunto il piano assistenziale. A fine gennaio a domicilio il bambino in questione ha manifestato una sintomatologia respiratoria che ha consigliato il ricovero presso l'ospedale di Foligno per un ulteriore adeguato trattamento della fase acuta. Fin dal giorno del ricovero nel locale reparto di pediatria al bambino è stata erogata nel presidio ospedaliero assistenza medica ed infermieristica appropriata al caso, così come stabilito dai pediatri. Cioè l'assistenza medica la stabiliscono ovviamente né noi né politici né qualsiasi altro soggetto, ma è demandata, per fortuna direi in questo paese, a chi se ne deve occupare, che sono appunto i medici nel caso specifico i medici che l'hanno preso in carico. Il reparto di pediatria dell'ospedale Foligno è dotato di potenziale medico, di personale medico e infermieristico adeguato per i livelli di cura che devono essere garantiti. Stiamo parlando sostanzialmente di un DEA di primo livello. Il personale, qualora si fosse trattato di una situazione più delicata, più complessa, sulla base degli accordi regionali che abbiamo a disposizione, e laddove ci fosse stata la necessità di avviare una terapia, utilizzare una terapia intensiva, avrebbe preso in considerazione il trasferimento o all'azienda ospedaliera di Perugia in alcune situazioni, o in situazioni ancora più complesse e particolari, nel caso di terapia intensiva pediatrica, avrebbe utilizzato strutture nelle vicinanze dell'Umbria, in particolare l'ospedale Bambino Gesù di Roma, ovvero Firenze, presso l'ospedale pediatrico Meyer. Grazie alle cure, e questa è una rassicurazione che mi sento di dare sulla base dei report assistenziali e tecnici che ci sono stati forniti, grazie alle cure e all'assistenza tecnica ricevuta durante il ricovero, perché nel frattempo il ricovero si è concluso, le condizioni cliniche del bambino sono però gradualmente migliorate, sia dal punto di vista respiratorio sia dal punto di vista metabolico. Sono attualmente in atto all'interno della ASL ulteriori accertamenti al fine di ottimizzare la terapia che di base del bambino, e cercando quindi un ulteriore miglioramento dell'assistenza che può essere fatta al livello domiciliare attraverso equipe multidisciplinari che si interessano del caso. Qui sono pneumologi, sono medici, cioè il medico di medicina generale, fisioterapisti, infermieri, operatori sociosanitari che garantiscono una presenza praticamente articolata nell'arco di tutte le giornate della settimana, e laddove se ne ravvisasse la necessità c'è la disponibilità della ASL a un ulteriore miglioramento e potenziamento di questa assistenza domiciliare. Vorrei dare la parola al vicepresidente Mancini per... Guardi, assessore, lei ovviamente, ci siamo anche, ripeto, informalmente parlati e quindi sa benissimo come ho a cuore questa situazione, come altre che andrò nei prossimi giorni a sollevare. Io ho la linea diretta aperta con la madre, mi dice non ho avuto nulla il 19, parlo del PAI, quindi il piano d'assistenza individuale,
la stanno seguendo in diretta, non ho avuto nulla, sembra che il 19 lo faranno senza di noi. Cioè, cosa vuol dire? Che questa equip multidisciplinare che lei, o perlomeno la direzione sanitaria, gli dice di essere in animo e operativa, di fatto non risulta essere in questa fase coinvolgente della famiglia. Siccome nella lettera che è stata inviata alla direzione sanitaria è premio a leggere due righe, la preparazione del vitto, l'infermiera non conosceva le formule, le percentuali del prodotto NeoCet. Cosa vuol dire? Cloruro di potassio. Questo bambino, attraverso, ripeto, l'interlocuzione avuta a suo tempo con il ricovero di un importante medico di Umberto I, hanno preparato, conoscendo le difficoltà metaboliche di questo ragazzo, delle sostanze con delle proporzioni atte alla sua ulteriore accrescimento di peso, che sono funzionali e vitali. Questa operazione è stata ampiamente portata avanti in questi anni dalla dottoressa Ortolani, mi dicono tale nome essere del medico che si è prodigato, e che questa persona va in pensione. Quindi la preoccupazione di questa famiglia innanzitutto è essere partecipe alla costruzione di questo PAI, e da quello che mi risulta, a meno che la famiglia non menta, ma non penso che ne abbia interesse, questo PAI non è ancora stato consegnato e siamo al 19 di marzo, è prevista questa data, e non sono stati, diciamo, coinvolti. Quindi cosa vogliamo dire oggi, Assessore, sulla base di questo importante caso? Di azionare una pressione politica che riporti la questione di questo bambino, ma di altri, in un tavolo tecnico dove le famiglie, caro Assessore, sono le principali organizzatrici e le principali centri decisionali per il bene dei loro figli. Premetto, Assessore, concludo, che ho visto con i miei occhi la capacità operativa di questa madre, insieme alla rete, diciamo, familiare, che, per l'amor di Dio, insieme ovviamente all'integrazione di questi 1.200, tutto contribuisce, 1.200 euro, ma siamo lontani da diventare organici. Quindi io le faccio un invito, e spero che lei ovviamente si prodigherà in questo senso, perché questo caso, e un altro che avrò modo di sottoporre nei prossimi giorni, diventi il bacino tecnico per procedure nuove e risolutive, in modo a dare ovviamente al quadro medico una certezza operativa e alle famiglie una speranza che, mi creda, vedendo le situazioni, logora ogni nucleo familiare. Questo è quello che ci troviamo di fronte. Non è un aspetto, Assessore, solo mi permetta, medico, ma c'è una difficoltà della rete dei familiari di sopportare ovviamente anni il dolore nell'accudire i propri cari. Quindi c'è bisogno di fare rete, e quindi lei sa benissimo che sono sorte anche denunce che sono uscite dalle parti sia mediche che delle famiglie. Quindi questo luogo oggi deve essere anche il punto per cui si decide di ripartire da zero, e su questo confido nella collaborazione sia della famiglia che della struttura sanitaria e ovviamente di quella politica, perché si riazzeri tutto, si riparta ovviamente con un approccio più costruttivo, che abbiano solo l'interesse, il benessere di questo bambino. Grazie. Grazie. Raccomando ancora i tempi, perché veramente stiamo andando fuori. Allora procediamo con l'interrogazione della consigliera Casciari, sempre per l'assessore Barberini. Accesso e accoglienza delle persone con disabilità negli ospedali umbri. Intendimenti della Giunta regionale in merito all'estensione del modello CAD in tutte le strutture ospedaliere regionali. Prego, consigliera. Sì, grazie. Sì, un tema che credo sia di molta, insomma, di attualità, visto che parliamo di percorsi riservati per l'accesso ai percorsi diagnostici e anche strumentali di approfondimento per le persone con disabilità intellettiva grave e neuromotoria, cosiddetto CAD, ovvero Centro d'Accoglienza della Disabilità, o DAMA, che è un acronimo inglese che sta per assistenza medica avanzata per disabili. Questo modello è rivolto appunto alle persone con gravi disabilità intellettiva e neuromotoria, e si pone l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi intervenendo sull'organizzazione sanitaria, migliorando così le risposte ai bisogni di salute e di benessere. Il modello DAMA
Sì, anzi, vorrei premettere, spesso così si raccoglie anche insomma da qualche testo che è uscito, immaginare di fare una diagnosi in pazienti con grave disabilità intellettiva e anche magari deficit comunicativi è molto più complesso e comporta a volte delle rinunce da parte degli stessi familiari o addirittura dei lunghi ricoveri, spesso impropri, per organizzare una serie di indagini in modo che insomma si crei il minor disagio possibile, magari anche purtroppo ricorrere alla sedazione, con costi molto più onerosi e anche dei disagi per il paziente stesso e per la sua famiglia, soprattutto che lo accompagna. Questo modello, dicevo, è nato ed applicato per la prima volta all'ospedale San Paolo di Milano e ha il pregio di poter essere replicato in tutte altre realtà ospedaliere. I punti caratterizzanti di questa presa in carico sono la presenza di un'equipe multidisciplinare che progetta il percorso ospedaliero più idoneo, lo adatta alla soluzione medica e anche alla condizione del paziente che deve arrivare e si preoccupa anche del rapporto relazionale con il paziente stesso. Spesso è presente personale volontario qualificato, selezionato e formato nelle esperienze che ci sono genitori ed ex genitori di persone con disabilità, membri di associazioni di volontariato che accompagnano le famiglie fungendo così da mediatori sanitari. Naturalmente in questo modello c'è una facilità di contatto con le famiglie e questo è il punto centrale mediante la creazione di un call center che funziona come centrale operativa, quindi un call center riservato alle famiglie, ai pazienti con disabilità intellettiva grave e anche neuromotoria, che funziona come centrale operativa gestito naturalmente dal personale sanitario e amministrativo dell'equipe stessa. Al momento del contatto telefonico dall'esterno viene eseguito un vero e proprio triage, raccogliendo quelle informazioni utili che dovranno servire per l'organizzazione della risposta medica, che è calzata quindi sull'unicità del paziente che arriverà. Sono previsti anche degli hospital e dei percorsi ambulatoriali in spazi riservati a loro e addirittura, qualora necessario, delle sedute operatorie a loro dedicate. Altro tema è la creazione di un database con i dati di tutti questi pazienti per progettare appunto i percorsi futuri. Il fatto è che nel febbraio 2018 presso l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è nato il primo CAD Umbro, cui si può accedere direttamente o tramite il numero verde attivo dal lunedì al venerdì. Grazie all'attivazione di questo percorso dedicato alle persone con disabilità complessa intellettivo-relazionale, l'azienda ternana ospedaliera è entrata a far parte della rete nazionale DAMA, che oltre a Terni comprende i nosocomi di Milano, Mantova, Varese, Bologna, Empoli, Bolzano e Cosenza. Il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile anche grazie alla sinergia tra l'azienda ospedaliera e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. L'accesso alle cure è un diritto irrinunciabile per tutti, ma in special modo per le persone con disabilità, le quali in presenza di barriere, chiamiamole così, architettoniche ma anche relazionali, quindi sia strutturali ma anche di comunicazione, corrono il rischio proprio di rinunciare ad accedere ai servizi sanitari e anche quindi rinunciare a effettuare esami diagnostici e di routine che potrebbero essere complicati se non accompagnati. Quindi chiedo alla Giunta in quali tempi si prevede di attivare questo modello DAMA di accoglienza anche nelle altre strutture ospedali della Regione per offrire una rete di strumenti di accoglienza che sia uniforme sul territorio regionale. Assessore Barberini. Sì, un fuoco di fila. Allora, in Italia 5 persone su 100 sono disabili. Una su 100 è in condizioni di grave e gravissima disabilità. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione, sono dati inconfutabili. È chiaro che quando una persona disabile ha necessità di cure in una fase acuta e deve fare ricorso a cure garantite attraverso i presidi ospedalieri, necessita di un percorso di accoglienza e di inserimento per facilitare al meglio superare le difficoltà che derivano dalla situazione di disabilità e anche le questioni e la maggiore attenzione anche nei confronti dei propri familiari. Il progetto DAMA, così come illustrato dall'interrogante, è un progetto che nasce negli anni 2000
nell'ospedale San Paolo di Milano, che come servizio sanitario regionale abbiamo intenzione di applicare e replicare nei nostri principali presidi ospedalieri. Ecco perché si fonda su questa presenza di un'equipe multidisciplinare che prenda in cura il paziente con disabilità, che mette al centro del riconosce la presenza di un volontariato qualificato, selezionato e formato, che facilita il contatto con le famiglie attraverso anche strumenti di intermediazione, di interfaccia tramite appunto il call center che funziona anche come centrale operativa. Creare anche un database dove sostanzialmente tutti i pazienti con tutta una serie di notizie sanitarie, anche dati diciamo gestionali per progettare il percorso assistenziale. E su questo il fascicolo sanitario elettronico che abbiamo avviato è una risposta che viene data a tutti i cittadini, non solo con i cittadini con disabilità. Com'è la situazione del progetto DAMA in Umbria? Il primo è per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Terni. Dal 31 ottobre è stata deliberata il modello, un'implementazione del modello che ha come obiettivo generale la garanzia e l'assistenza ai pazienti con disabilità complessa cognitivo-relazionale o neuromotoria. Obiettivi sono la diffusione della cultura dell'accoglienza, definizione di protocolli diagnostico-terapeutici raggruppati per patologia o per casistica omogenea, organizzazione del personale medico, o meglio organizzazione della formazione del personale medico ed infermieristico e definizione di una modalità sistemica di rapporto con le associazioni di rappresentanza dei cittadini con disabilità e del mondo del volontariato. È un modello che sostanzialmente dà il via libera sostanzialmente dell'inserimento del protocollo DAMA all'interno dell'azienda ospedaliera di Terni. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Perugia, invece, fin dal 2014 è istituito un percorso per non vedenti ed ipovedenti, che è presente tra l'altro sul sito aziendale e che prevede tramite richiesta telefonica e programmazione la presa in carico del paziente e l'accompagnamento dello stesso ai vari servizi ambulatoriali o di degenza da parte del personale volontariato di volontario presente. Analogamente abbiamo attivato e l'abbiamo confermata anche nell'anno 2019 quella sperimentazione con, e qui riguarda tutta la regione, con Croce Rossa Italiana, con il progetto Comunicens. Di fatto è una centrale operativa che si avvale attraverso gli esperti di lingua dei segni la possibilità e l'opportunità per non udenti, chi ha praticamente una disabilità uditiva, di fare ricorso a questa centrale operativa e che fornisce tutta l'assistenza possibile nei vari servizi sanitari sia territoriali sia ospedaliero in tutta la nostra regione. La centrale operativa che è aperta tutti i giorni, tutte le mattine, che dallo scorso anno e anche per il 2019 abbiamo ampliato anche negli orari pomeridiani grazie a questa collaborazione convenzionale con Croce Rossa Italiana. Per quanto riguarda le attività all'interno di ASL 1, nei presidi sono diffusamente presenti, c'è una prima fase, è partito attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato che fungono funzioni di facilitatori di accesso alle prestazioni anche per i soggetti con disabilità. È partito un percorso, diciamo è una delle fasi del progetto DAMA che prevede appunto la formazione di queste realtà associative. Gli altri aree di intervento è prevedibile che verranno realizzate in una prima fase, in un primo step, nei presidi ospedalieri DEA di primo livello presenti all'interno della ASL. Quindi per intenderci il presidio ospedaliero di Città di Castello e quello di Gubbio. Per quanto riguarda invece la ASL 2 sta partendo con questo progetto sperimentale
che dovrebbe essere fatto anche qui nell'idea di primo livello e quindi nei presidi ospedalieri di Foligno, Spoleto e di Orvieto, ovviamente per verificare la fattibilità, la utilità, su cui per la verità credo che ci siano pochi dubbi, per poi replicare questo modello anche negli restanti presidi ospedalieri della ASL territoriali. Ovviamente un'attenzione particolare verrà fatta per quanto riguarda nella fase sperimentazione, ma qui ci sono già percorsi riabilitativi ospedalieri già garantiti attraverso il PRI con percorsi di presa in carico individuali all'interno delle strutture che fanno proprio della loro attività a core la riabilitazione, la neuroriabilitazione. Per intenderci, gli ospedali esclusivamente di riabilitazione di Trevi, di Cascia e il Domo Grazie di Terni. Quindi in sostanza penso di aver rappresentato un quadro dove in via progressista si è già fatto parecchio, attraverso strumenti regionali e attraverso strumenti di intervento realizzati all'interno già delle aziende ospedaliere e diciamo una programmazione invece molto seria articolata nelle due ASL che vedrà in una prima fase coinvolti gli ospedali DEA di primo livello, quindi gli ospedali a rete emergenza-urgenza e gli ospedali ovviamente che hanno una funzione riabilitativa nei termini che ho rappresentato nell'intervento. Grazie. Grazie, prego ancora per la replica e sì, rispetto dei tempi che sì, sono saltati. Sì, apprezzo diciamo la disamina che mi è stata fatta dall'assessore, non parliamo proprio degli stessi percorsi di presa in carico, visto che nel modello DAMA è previsto una programmazione di tutto il percorso, non è un accesso facilitato, per cui col call center dedicato la famiglia può predisporre esami clinici, esami strumentali, visita, quindi non si tratta proprio di riabilitazione semplice così come viene fatta nei centri e neanche di disabilità che riguarda appunto per esempio gli ipovedenti o l'ipoacusia, ma sono disagi intellettivi gravi, penso ai ragazzi autistici, agli psichiatri gravi che comunque hanno difficoltà a relazionarsi in ambienti per esempio troppo affollati o a lunghe attese, quindi a questo dovrebbe servire il DAMA e mi auguro che l'esperienza di Terni possa essere, compreso il call center e quindi il numero verde dedicato, almeno estesa all'azienda ospedale di Perugia che ha solo invece uno spazio riservato e agli altri ospedali più grandi perché rappresentano una facilitazione e appunto il diritto alla salute è un diritto per tutti e di tutti.